Siamo a San Sebastiano al Vesuvio all'inaugurazione della rassegna Diritti ed Autori e siamo con Massimo Andrei che presenta il suo libro Gaetano e i bambini coraggiosi, Colonnese edizione. Sono sei storie in cui si esortano i bambini a conoscere quelli che sono i propri diritti. Infatti il libro di storie fa anche riferimento a quelli che sono i diritti all'infanzia. Come è nata l'idea di scrivere questo libro in questo modo? Perché tu sei già avvezzo a scrivere libri che si rivolgono ad un pubblico di più piccoli. Sì, ultimamente scrivevo solo libri per adulti, diciamo i punti per gli adulti. Poi avevo già un precedente con i bambini e altre attività con i bambini. Adesso invece mi sono dedicato con delle storie, delle fiabe, che è sempre uno strumento utile, per spiegare ai bambini quali sono i loro diritti, ma diritti semplici, non tutti quelli della carta dell'ONU che sono tanti. Deve essere protetto il bambino dalla guerra, deve avere assicurata l'acqua potabile, i vari diritti. Invece qui ne abbiamo scelti sei, praticamente, che sono più semplici: diritto all'istruzione, diritto alla salute, forse anche i più importanti. E un settimo che, poiché l'ho fatto raccontare questo gruppo di storie da Gaetano Filangieri, che è De Ca, è di San Sebastiano al Vesuvio, e sto di fronte alla chiesa dove è stato battezzato, tenimi i documenti, praticamente l'ho fatto raccontare a Gaetano Filangieri, quindi c'è una prima fiaba, che non è una storia con il diritto, dove lui, Gaetano, parla del diritto alla felicità, che è un diritto che lui ha proposto al presidente americano dell'allora sta federazione degli Stati d'America che si stava formando a fine Settecento, e ci è riuscito, l'hanno messa nella Costituzione questo comma, il diritto alla felicità, noi no. E Gaetano lo spiega ai bambini, però naturalmente non dice che è un loro diritto il diritto alla felicità, perché noi non ce l'abbiamo nella Costituzione, mentre invece le storie che ci sono parlano di diritti reali, i bambini hanno diritti veri e noi ne parliamo con la fiaba. Che cos'è secondo te il diritto alla felicità? Per Massimo cosa rappresenta? Allora, per Massimo o per Filangieri, per Gaetano Filangieri, è la stessa cosa, perché in questa faccenda io penso come lui, cioè mi ispiro molto. I bambini hanno il diritto ad essere felici, i bambini in questo momento in cui stiamo parlando, ci sono bambini che devono scappare da bombe, che non possono andare a scuola la mattina, che non hanno accesso all'acqua potabile, non hanno accesso al cibo per ragioni che non hanno scelto loro, l'hanno scelta gli adulti, la ragione, il motivo, alcuni adulti cattivi, alcuni adulti buoni, di solito i buoni scappano, subiscono, e quindi i bambini hanno diritto ad essere protetti e già vivere una vita semplice con i mezzi dell'esistenza normale, già quello è aver raggiunto la felicità. Poi si aggiungono piccole tessere per raggiungere la felicità vera e propria, ma già il diritto all'esistenza sana sarebbe la felicità. Quanto le infiabe sono sì per i bambini, ma sono anche per gli adulti? Perché io il tuo libro l'ho visto, l'ho letto, effettivamente è per un pubblico di bambini, ma è anche per un pubblico di adulti. Cioè io l'ho letto con un occhio da adulta, ma ho trovato tante cose e tanti spunti di riflessione. Le fiabe non sono mai per i bambini, le fiabe sono scritte purtroppo da adulti, e quindi un adulto ha degli strumenti, dei mezzi che comprende un altro adulto anche. Per cui poi avviene che il linguaggio usato, i colori linguistici o dell'immaginazione o dei mondi raccontati sono quelli affini al mondo dell'infanzia, ma i concetti, la metafora, il messaggio finale, la morale, diciamo così, è sempre per adulti. E forse più che i bambini, che hanno bisogno di navigare nella fiaba e di immaginare quel mondo, ci sarebbe bisogno che li leggano e li assumano gli adulti. Per questo ti ho fatto questa domanda, ultimissima domanda: quanto la tua passione anche per l'antropologia, perché si percepisce nei tuoi scritti, chi ha letto più cose di te ha questa percezione, incide? E perché questo interesse così approfondito? Perché ti ripeto, si percepisce dalle cose che scrivi. Perché intanto vengo da studi universitari che riguardano l'antropologia, poi per me quello è il fascino. A me piace studiare i costumi degli uomini,
non i costumi o due pezzi piuttosto, proprio i costumi, le usanze degli uomini, perché solo così, attraverso usi e costumi, attraverso il racconto orale, è uno di questi, come la cucina, come tante cose, l'artigianato, i manufatti, l'agricoltura, gli strumenti vari, le arti minori, attraverso queste cose io conosco un popolo, conosco un paese, conosco una civiltà e quindi conosco l'uomo. E mi piace perché mi avvicino agli usi e costumi delle persone. Avevo detto ultima domanda, te ne faccio un'ultimissima. Tu hai tante sfaccettature, sei un artista, attore, regista, autore, scrittore. La scrittura, quindi il trasporre quelli che sono i propri pensieri in un libro, che cosa diversa che immaginare una pièce teatrale o interpretare un ruolo, che cosa ha aggiunto o quale esigenza avevi tu per esprimere quello che avevi dentro in questa formula, quindi attraverso la scrittura in un libro? Io ho la fortuna di utilizzare molto l'oralità, perché vengo dal teatro e vengo dalla narrazione orale, cioè i Massettet con Dogun di Maria Rosso, che ha una sua morale, una sua trama, gli inglesi dicono plot e quant'altro. Però la scrittura ratifica, la scrittura in qualche modo certifica, definisce, e quindi quello che tu a un certo punto hai raggiunto musicalmente nell'oralità, a un certo punto senti il bisogno di metterlo per iscritto, perché si tramandi, perché non si sprechi. E questo è il bisogno di scrittura che ho io. Non ho, come dire, aspirazioni a premi letterari nazionali. È una trascrizione, una ratificazione, una certificazione di quello che abbiamo raggiunto. E poi, sinceramente, la scrittura dovrebbero praticarla tutti quanti, anche quelli che di mestiere non fanno gli scrittori, perché fa bene. Assolutamente, concordo. Ti ringrazio e sono molto curiosa di assistere a questa presentazione di questo libro che mi ha molto colpito. Gaetano, I bambini coraggiosi, con l'Annese, Massimo Andrei. Grazie.